Se ne è parlato tanto in questi giorni, ovvero della sentenza del Tribunale appunto di Roma in cui si parla di una molestia ai danni di una ragazza minorenne da parte di un bidello. I titoli di molti giornali portano appunto, il titolo principale di alcuni giornali è 10 secondi non è considerata molestia. Noi ovviamente per parlarne meglio abbiamo in collegamento l'avvocato Antonio Chianese dello studio Gallina. Buon pomeriggio avvocato. Buon pomeriggio. Ho letto questo provvedimento del Tribunale di Roma che è diventato un caso mediatico e secondo me è quantomeno discutibile anche sotto il punto di vista strettamente giuridico. Diciamo che sostanzialmente il Tribunale compie una valutazione che si scinde in due punti. Una prima parte sul compimento della condotta materiale, quindi ritiene integrati gli atti sessuali, da intendersi in questo caso come atti subdoli di libidine compiuti anche in maniera repentina. Del reato e quindi il dolo che si deve manifestare nella coscienza e la volontà di invadere la sfera sessuale di un'altra persona non consenziente. Sotto questo punto di vista ci sarebbe qualche censura da muovere, in quanto il Tribunale accoglie la tesi difensiva del contesto scherzoso in cui si sarebbero verificate queste condotte, confermata anche da un presunto rapporto, diciamo, conviviale del collaboratore scolastico con gli alunni, alunni che però hanno testimoniato, riferendo anche di precedenti episodi simili posti in essere dal collaboratore scolastico, il quale addirittura in un'altra occasione avrebbe colpito sul sedere una ragazza con la racchetta. Quindi il giudice non ritiene sufficientemente provato l'intento libidinoso del collaboratore scolastico, credendo alle sue dichiarazioni che sostanzialmente negano di aver toccato materialmente la parte intima della ragazza, limitandosi soltanto a tirarla per il pantalone, e accolgono quindi la tesi difensiva. E a mio avviso si sta, diciamo, sotto un certo punto di vista, sminuendo ciò che invece è stato un episodio che ha effettivamente cagionato alla vittima un malessere, un disagio psichico di non poco conto, e sono sicuro che la procura potrà appellare il provvedimento di primo grado, e che ho sentito anche delle dichiarazioni della ragazza che si è mostrata particolarmente sfiduciata nella giustizia anche in generale. Va tutta la mia solidarietà a questa ragazza e deve purtroppo avere pazienza, perché i tempi della giustizia non sempre arrivano quando uno se l'aspetta, però occorre lasciare spazio alla magistratura e che il processo segua il proprio corso e confidare nella giustizia. Ecco, dottore, lei ha risposto involontariamente a tutte le domande appunto che volevo fare, perché appunto ovviamente a parte la parte un po' più tecnica su cui lei ovviamente è preparato, c'è una parte che diciamo è un po' più conoscibile anche a noi, ovvero il fatto stesso appunto che non sia stata resa giustizia a questa ragazza, o comunque non ancora, perché come lei mi ha detto in precedenza questa è una sentenza non definitiva, che quindi appunto è soggetto ancora all'impugnazione. Sì. Però tuttavia questo tipo di sentenze comunque destabilizzano un po' tutto ciò che c'è intorno alla giustizia del mondo femminile. Sì. Diciamo, le tragedie purtroppo sono all'ordine del giorno, appunto quelle. Qui sì, anche perché crea un precedente, anche perché crea un precedente di non poco conto, che comunque ritenere che un tribunale possa valutare una condotta del genere e non ritenerla penalmente rilevante è un precedente veramente importante e inaccettabile, secondo me, sotto il mio punto di vista, anche perché la giurisprudenza di Cassazione ha più volte precisato che per atti sessuali devono intendersi anche quelli di libidine subdola compiuti in maniera repentina. Quindi ritenere sussistente una fattispecie che si manifesta sotto forma di una condotta repentina, e dall'altro lato invece escludere il dolo proprio per la repentinità della condotta, mi pare un ragionamento logico incondivisibile sotto il punto di vista giuridico.
Grazie, dottor Gallina. Io la ringrazio, dottor Chianese dello studio Gallina. La ringrazio ancora per questo collegamento e grazie ancora. Grazie a lei, buona serata. Ringraziamo ancora il dottor Chianese che appunto ha dato una diciamo, descrizione molto più tecnica del caso in essere. Continuiamo col nostro VG, ci spostiamo a Ischia, dove si parla di una truffa ad un uomo anziano.